Nei commenti fatemi sapere se a voi è mai successo che in due giorni consecutivi... No, questo non lo lancio, è nuovo, lo mettiamo bene. Ok. Ah no, scusate. Ciao! Ciao, ciao. Siamo tornati, siamo di nuovo qui. Io speravo almeno per quest'anno di non rivedervi più, ma non è stato possibile. Ora, mi piacerebbe poter dare la colpa al 2020. Dire, beh, quest'anno sono successe cose ambigue. No, 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 non ci provate minimamente a prenderla così nei commenti. Perché almeno una volta all'anno, tutti gli anni, succedono cose ambigue. Lo sapete che vivo delle giornate assurde. Ora, se permettete, essendo a dicembre 2020, quindi l'ultimo mese di un anno comunque molto particolare, è logico che il destino giustamente abbia voluto concentrare tutto quello che è accaduto non in una giornata ma in due, sparso. Ma andiamo per ordine. Ieri, domenica 13 dicembre, mi sono svegliato come ogni giorno, fortunatamente, e tutto sembrava andare liscio. Cioè mi sono fatto la doccia, ho fatto colazione, ho baciato Snoopy, sono uscito per andare a prendere il treno perché alle 18 avevo telecronaca con Sport Italia e nei giorni precedenti avevo comprato su, insomma, online i biglietti per un treno Frecciarossa, che però c'entra poco perché anche con Italo, come sapete, ho avuto i miei problemi, che sarebbe partito da Roma Tiburtina alle 10.35 di mattina. Quindi l'arrivo a Milano era previsto per le 14, minuto più minuto meno, e tutto bellissimo, perché io mi sarei fatto i miei giri di lavoro che avrei dovuto fare, che erano importanti quanto la telecronaca delle 18, e poi nulla, successivamente sarei andato tranquillamente in hotel, anche perché alle 10 c'è il coprifuoco. Questa mattina, con molta calma, verso le 12.10 esattamente, sarei ripartito per Roma. Arrivo previsto alle 15.40. Ora, se tutto ciò che mi riguarda fosse normale, sarebbe andata così, ma lo sapete che con me non ci si annoia mai. E ve la racconto col sorriso perché non so più come prenderla, ma vi posso assicurare che non l'ho vissuta proprio con il sorriso e ci sono molte clip che vi mostrerò. Allora, buongiorno a tutti. Arriverà un giorno non molto lontano in cui io mi prenderò una rivincita, una vendetta totale contro qualsiasi treno italiano, che sia Italo o Frecciarossa, perché tanto ormai chi più ne ha più ne metta. Sapete qual è il problema di oggi? Beh, diciamo che io a quest'ora già dovevo essere in treno, perché ho comprato un biglietto per un treno delle 10.35 che mi avrebbe fatto stare a Milano alle 14. Sapete, ho telecronaca alle 18 con Sport Italia. Qual è il problema? Il problema è che io arrivo in stazione e noto che il numero del mio treno non c'era, non avevo proprio l'orario di partenza, il binario non c'era nulla. Mi documento, capisco se l'errore è mio, ma non è mio perché il treno non c'è e io il biglietto ce l'ho. Vado in biglietteria dove mi dicono, ci scusi, il treno è stato cancellato. Non ha ricevuto la mail? No, non ho ricevuto un cazzo. Quel che so è che io adesso sono qui e non so a che ora partirò per Milano. Vi aggiornerò, ma in realtà ci sarebbe un treno alle 11.20, tutto pieno. Quindi sostanzialmente in questo momento non so quale sarà il mio futuro. La cosa meravigliosa è che neanche in biglietteria sapevano cosa fosse successo. Poi, smanettando con il codice, insomma, le varie informazioni, i siti che hanno loro per i treni, sono riusciti a capire che effettivamente quel treno era stato cancellato. Ovviamente io non avevo ricevuto comunicazioni. Cosa mi hanno consigliato di fare loro? Io avevo già notato che un altro treno sarebbe partito più o meno un'ora dopo e quindi alle 11.20 a me quello andava ancora bene, più o meno. Cioè già non riuscivo a fare molte cose a Milano che avrei dovuto fare prima della telecronaca, tant'è vero che poi le ho fatte stamattina prima di partire. Però comunque sia poteva andare bene. Non andava sicuramente bene il loro consiglio, ovvero prendi il treno delle 13.20, perché quello delle 11.20 è pieno, quindi ragazzi eravamo alle 10.30 di mattina, sarei dovuto rimanere secondo loro fino alle 13.20 in stazione a Tiburtina, poi sarei partito per Milano, sarei arrivato alle 16.50 in stazione centrale, con la telecronaca alle 18. Qualcuno di voi potrà anche pensare, ma sì, andava bene lo stesso! Come fa ad andare bene un treno che arriva alle 16.50 in stazione? Forse, se non ci sono ritardi, e poi devi andare in redazione a Sport Italia, quindi farti altra mezz'ora di metro o di taxi 20 minuti, poco cambia, comunque sia arrivi, fai tutto di fretta, non mi sembra proprio l'opzione più saggia. Tant'è vero che ho messo praticamente spalle al muro il tizio della biglietteria, dicendogli, no, guardi, io devo lavorare a Milano, questo è un vostro problema,
quindi io proverò in qualche modo a salire sul treno delle 11:20. E così è stato. Io sono sceso quando il treno è arrivato, non appena è sceso il controllore o capotreno, insomma non so con chi ho parlato, sono sincero, gli ho spiegato la situazione, gli ho mostrato il biglietto, in modo un po' paraculo ho anche detto: in biglietteria sanno tutto, sono d'accordo con me, mi hanno consigliato di fare questa cosa. E di conseguenza lui mi ha detto: va bene, intanto sali. E quindi già lì mi dice: intanto sali, io al massimo mi faccio il viaggio in piedi. Ma non è andata così, perché il viaggio, come vedete da questo screen praticamente, l'ho fatto in prima classe. Perché quel fenomeno, insomma, del controllore mi ha detto: va bene l'aria silenzio? E ho detto: sì, va bene tutto, va bene anche il bagno in realtà. E quindi lui mi ha detto: ok, vai, carrozza 1. E sono andato, il primo posto che ho trovato l'ho sfruttato, insomma, mi sono messo lì a ripassare per la telecronaca e tutto quanto. Insomma, tutto sembrava ormai essersi risolto, mattinata difficile, ma non impossibile. Per carità, era successo un qualcosa di ambiguo, di impossibile, di gravissimo per quanto mi riguarda. Perché tu, uno, cioè non puoi cancellare il treno il giorno stesso, ma puoi anche farlo, perché comunque, insomma, può succedere di tutto. Il problema è che quantomeno, uno, mi avvisi, due, avvisi la biglietteria, perché nessuno sapeva niente. Era come se si fosse svegliato l'autista, chiamiamolo così, del treno e avesse deciso: no, oggi io non lavoro, faccio lo sciopero, ho sonno, resto a dormire 2 ore in più. Ma non pensiamoci più, ormai era acqua passata. Siamo arrivati a Milano, abbiamo fatto il check-in in hotel, poi parlo al plurale perché ho tante personalità, mica peraltro. Ho fatto alcuni degli appuntamenti che avrei dovuto fare ieri per l'appunto e poi sono andato in redazione. Ho fatto questa bella telecronaca, mi sono divertito tanto, ho commentato Brondby de Rischie, finita 2-1, tanto spettacolo e poi quel gol nel finale che come al solito mi ha fatto fomentare. Ma non è ancora finita e ci prova Sliman, doppia suola, prende campo, poi apre, Lindstrom al cross, ancora Sliman, controlla, destro! Dianis Sliman all'83esimo, è ancora avanti il Brøndby con il cambio vincente da parte di Fredriksen. 2-1 e in questo momento Brøndby in testa alla classifica. E così è stato, il Brøndby si è portato in testa alla classifica, tra l'altro quando sto registrando questo video non sono ancora le 19 di lunedì, orario in cui giocherà il Midtjylland, quindi se siete curiosi andate a vedere cosa è successo ieri tra Odense e Midtjylland e gustatevi un po' la situazione in Superligaen. Detto questo, giornata che è iniziata in modo non proprio roseo, ma poi è migliorata, possiamo dirlo tranquillamente. Io dopo la telecronaca sono rimasto un po' in redazione, mi sono visto un pochino lì Milan-Parma, ho parlato e scherzato con i ragazzi, abbiamo mangiato qualcosina e poi sono tornato in hotel entro le 22 naturalmente perché c'era il coprifuoco. Stamattina mi sveglio, faccio colazione, mattinata che sembra ancora molto normale, ma d'altronde mi chiedo: dai, dopo quello che è successo ieri mattina potrà mai succedere qualcosa di peggio? Beh, forse sì, anche perché qualcuno l'aveva gufata, o meglio, qualcuno tra voi sognava questo video. In fondo voi sperate nelle mie disgrazie per potervi gustare poi il video sulle giornate di merda. Però io non canterei vittorie perché la giornata non è ancora finita. Ora, spero che non succeda più nulla di ambiguo, ma non è ancora finita. Siamo soltanto a metà. Ora, capite? Capite? Cioè, io ormai ho talmente esperienza con queste giornate molto piacevoli che sto sull'attenti. Anche ieri nella storia sono rimasto sull'attenti. Comunque, mattinata di oggi che va via abbastanza liscia. Io ho fatto altri appuntamenti di lavoro per quanto riguarda YouTube e per quanto riguarda altre cose, insomma, che non mi sto a spiegare. E poi con molta calma, pensate, erano le 11:40, io ero in un posto in via Turati, tra l'altro a Corax, che a piedi dista 10 minuti dalla stazione, ma comunque alle 11:40 sono partito con calma e la sono fatta a piedi. Il treno era alle 12:10, come vi dicevo prima. Però ho pensato: vabbè, arrivo con calma, me la prendo comoda, sono felice, apprezzo la vita perché è una bella giornata soleggiata, tra l'altro a Milano. Arrivo in stazione. Ora, c'è una notizia positiva, perché quando vado a vedere gli orari di partenza per capire il binario del treno, a differenza di ieri, quando il mio treno non era minimamente segnato, quello di oggi almeno era segnato, ma l'orario non era quello delle 12:10. E comunque il treno era stato cancellato. Potete immaginare la serenità, il senso di comprensione che ho mostrato in quel momento. E quindi rifai la trafila, vai in biglietteria, fai la fila per entrare in biglietteria, scusate il gioco di parole, ma vi posso assicurare che c'era più gente stamattina in stazione centrale a Milano
che il sabato abbia del corso praticamente, e quindi questo sempre per non fare assembramenti, è tutto molto coerente nel nostro paese. Faccio la fila, parlo con la signora in biglietteria, con ormai non ero arrabbiato, ragazzi, cioè magari ero anche arrabbiato, magari ero anche scosso dentro di me, ma ostentavo una serenità come se tutti i giorni, poi è così, negli ultimi due, mi fossero stati cancellati i treni. Quindi io già sapevo cosa mi avrebbe risposto lei alle mie domande, già sapevo come rirrispondere, e quindi meraviglioso così. Alla fine cosa è successo? Ho provato a spiegare alla signora che dovevo per forza prendere il treno che partiva successivamente, quindi esattamente un'ora dopo, alle 13.10, tra parentesi, è arrivato in ritardo di 5 minuti, ma è il problema minore. E lei mi ha detto no, quel treno è pieno. E tra me e me facevo, ma io questa l'ho già sentita. Ma comunque lei ha voluto insistere per farmi un biglietto, che tra l'altro dovrei avere qui nel cappotto, attenzione, per un treno, eccolo qui, delle 14.10, non ve lo faccio vedere, ma è questo qui, delle 14.10, naturalmente, ovviamente non ho speso una lira, ma ci mancherebbe, gli sputavo in un occhio, con serenità ed educazione, ma gli sputavo in un occhio. Non è servito, perché fortunatamente lei ha fatto il biglietto gratuitamente, però io non ero soddisfatto, perché sarei arrivato a Roma, inizialmente dovevo arrivare alle 15.40, prendendo quello delle 13.10 alle 16.40, con quello lì alle 17.40 cominciava ad essere tardi, perché poi oggi avrei dovuto registrare la carriera, che non uscirà di martedì come avevo pensato perché sta uscendo questo video, ma naturalmente dovrò comunque registrare perché uscirà in settimana. Tra parentesi vi ricordo anche che mercoledì sera saremo live con Inter Napoli. Attendo con entusiasmo il treno delle 13.10. E poi qui succede un'altra cosa che mi ha fatto molto sorridere, perché stavo aspettando il treno, ero seduto insomma su una di quelle panchine in stazione, passa una ragazza, fa un paio di giri davanti a me e io la guardo, perché penso, ma però è interessante. Poi almeno fisicamente la faccia non riuscivo a vederla, perché lo sapete meglio di me, con la mascherina spesso capita che una, passatemi il termine, sembri una... È una Madonna che è la regina di tutte le fighe. E invece poi si leva la mascherina e ci rimani male. Ma lei non si è tolta la mascherina, non ha fatto in tempo, perché mentre io continuavo a guardarla stavo pensando, dai Fede, vacci a parlare, che magari è il destino che il treno sia stato cancellato. Prova. Faccio per alzarmi e in quel momento torna il ragazzo. Non sto scherzando, sembra una barzelletta, ma vi posso assicurare che è così. E io tra me e me ho detto, va bene Fede, oggi dovevi rimanere a dormire in hotel. Arriva il treno, finalmente alle 13.10, io lo prendo, nel senso che ci salgo, e poi insomma, nulla, ho fatto il viaggio, sono tornato a Roma, eccomi qua, sfranto come sempre. Però fa molto ridere. Io non volevo farlo ieri il video, però il fatto che in due giorni, non so ragazzi, nei commenti fatemi sapere se a voi è mai successo che in due giorni consecutivi vi cancellassero treni. E vabbè, comunque questo video è finito e io non so come chiuderlo, quindi penso che me ne andrò. Sappiate che vi voglio bene, tanto tanto bene, anche perché voi state godendo, cioè voi quando vedete questi video che escono godete tanto, io lo so, io godo un po' meno, però vi voglio bene anche per questo. Ciao ragazzi, alla prossima, perché ci sarà una prossima volta. Ciao.